Io quando ho chiesto a Luca, dico, di che cosa puoi parlare? Cioè, c'è la Black, ci sono tante cose dentro il libro, cioè quasi tutta la storia degli anni 70. Lui ha detto, no, io voglio parlare di Mr. Fantasy. Perché? Beh, intanto per parlare almeno un momento in questa serata di te, perché tu sei il protagonista di questo libro, oltre ad essere l'autore. E perché Carlo, devo dire, adesso sto per dire delle cose, fare dei complimenti. Quindi però mi imbarazzo, esatto, io. Carlo è probabilmente l'unico esempio nella mia vita di idolo che poi è diventato amico, nel senso che quando non esistevano le radio private, quindi quando Carlo insieme a Massimo Villa e Eugenio Finardi, Paolo Giaggio eccetera facevano la radio, la facevano alla Rai, perché era l'unica radio insieme a, come diceva prima Fegiz, come diceva tre ore fa Fegiz, insieme a Monte Carlo di giorno e Radio Luxembourg di notte, noi potevamo ascoltare. Quindi quando sono nate le radio private e abbiamo capito noi ragazzini, cioè adolescenti di metà anni 70, che potevamo fare la radio, io avevo due fari, diciamo, a parte i DJ di Radio Luxembourg, cioè quelli inglesi o i John Peel che ancora non conoscevo, però c'erano per me la radio erano Renzo Arbore e Carlo Massarini, questi erano i due. Di Renzo Arbore l'unica cosa che avevo in comune con lui era la R, ma non certo la viscomica, nel sì, senso che non ero sì, un comico, mentre invece con Carlo avevo in comune la passione per la musica, cioè l'idea, quello che faceva Carlo alla radio, quello di parlare di musica in maniera spettacolare, leggera, non paludata, non da professorone, no? In maniera non noiosa, brillante, informata, concisa, ma di farti conoscere delle cose alla radio, era quello che volevo fare io. E quindi grazie a Carlo ho cominciato a fare la radio. Dopodiché, qualche anno dopo, grazie a Paolo Giaccio, che invece è sempre lì, Paolo Giaccio una sera, mi ricordo, molti anni dopo, negli anni 86-87, una sera ha detto, ma scusa, ma tu vuoi continuare a fare la radio o vuoi venire con me in televisione? E il giorno dopo ho cominciato a fare televisione grazie a lui, ho fatto un programma peraltro assolutamente minore che si chiamava Sulla Cresta dell'Onda, però ho cominciato ad andare in televisione a fare il lavoro, diciamo, dietro le quinte, che poi ho fatto tutta Paolo la vita. Paolo aveva questa grande capacità di prende, intanto amava la diversità, no? Quindi la diversità della specie li pigliava, cioè appunto fra me e Richard Benson, cioè veramente. Ah, certo! Com'è? Fra me e Fegiz. Fra Richard Benson e chiunque altro, c'è una grande diversità. Ma anche fra Fegiz e chiunque. E quella era la sua prima caratteristica. La seconda era quella che lui amava mischiare, chiamare gente, dava un'opportunità a tutti, che credetemi, Rai non è una cosa così frequente. Cosa ti ha colpito allora, da spettatore di questo. Quindi, infatti programma. La cosa bella è che a un certo punto, quando, cioè, Carlo per me era comunque l'idolo radiofonico, a un certo punto Carlo Massarini va in televisione e quello fu un'altra cosa per noi che nel frattempo eravamo un po' cresciuti dal punto di vista radiofonico. C'eravamo assestati sulla radio. Sì, era diventato un mestiere, cioè prima era, certo, qualche anno prima, io lo dico sempre ai miei studenti dell'università, noi abbiamo avuto la fortuna di inventarci dei mestieri, cioè di fare, vero, delle cose che ci piacevano, poi a un certo punto hanno cominciato a darci qualche soldo per fare quello che prima facevamo gratis e poi è diventato un lavoro, cioè una passione che, ma tanti, nel senso che le radio poi sono state una grande scuola, cioè pensa, adesso si studia marketing, allora si disegnavano gli adesivi ed era la stessa cosa, cioè si faceva il marketing delle radio. Quindi Mr. Fantasy è stato un momento in cui non solo Carlo andando in televisione, ma in cui la musica ha cominciato a vedersi. Mr. Fantasy nasce nel 81. 12 maggio 81. Quindi nasce prima di MTV. MTV comincia il primo agosto dell'81, il fatto di dare un'immagine alla musica era un'idea rivoluzionaria che veniva di fatto da tutto quello che abbiamo sentito nelle ultime due ore e mezzo, cioè gli anni 70. Due ore e mezzo? Ma che ora è? Sono le 10:40, dobbiamo ancora cenare. Scusate. Sono degli amici che mi aspettano per andare a cena. Chi viene fuori dagli anni 70, cioè un decennio in cui gli stili esplodono, no? La disco music, il punk, la West Coast, tutti con le loro immagini diverse, approccia il nuovo decennio dicendo una cosa è centrale, la musica deve avere la sua immagine e quindi la musica dalla radio deve andare in televisione. Cosa facciamo per fare la musica in televisione? Facciamo i video e quindi cominciano a produrre video e tu sei stato insieme a Giaccio, insieme a Fegiz, insieme a chi ha fatto Mr. Fantasy, insieme, non dimentichiamocelo perché prima lo stava citando Eugenio, a Mario Convertino che è un grande, è stato un grande grafico, insomma, Mago Merlino l'ho chiamato, sì, io un creatore di grafica. E quindi Mr. Fantasy era un programma molto cool
che addirittura, visto che non esistevano ancora i video, voi producevate i video. Cioè, certe band come Gruppo Italiano, Sergio Caputo, Ivan Cattaneo, eccetera, hanno beneficiato di videoclip prodotti dal programma televisivo. Sì, prodotti in maniera, devo dire, quasi artigianale, nel senso che la tecnologia allora era veramente ridicola. Mario aveva questa tavoletta sulla quale scriveva i sommari, il famoso sommario Convertino, che erano... qui ce n'è un'idea per dire... Aspetta, fammi trovare l'affare giusto. Questo McLaren qua, ecco, cioè... era delle cose che probabilmente... stavano sui 20 bit. Quello era il periodo in cui c'era il gruppo Memphis, no? Della creatività. Poi c'era, a Milano. Poi cascava in una Milano, qui siamo a Milano, cascava in una Milano particolarmente fertile, nella quale c'era questo gruppo Memphis, quindi Sozzas, Mendini, che creavano queste architetture domestiche, in pratica, questi oggetti da mettere dentro casa, e parallelamente creavano anche delle cravatte, che erano quelle che poi mi sono messo io. Però questo per darvi l'idea che, ma insomma lo sapete perché ormai è storia, però insomma la fortuna di Mr. Fantasy era anche essere a Milano, magari non a Roma, essere a Milano in un posto nel quale c'era un grande fermento, c'era un terreno molto fertile di creatività, non solo sul video, ma proprio in generale la moda, poi soprattutto, che col video ha una parentela abbastanza stretta. E quindi insomma Ivan Cattaneo nel blu, perché era chiaramente un blue room, era un chroma key, anche lì chroma key, c'erano tre effetti, uno che si ripeteva così, l'altro che si sfalsava un pochino. Era veramente un'epoca pionieristica, non dimentichiamoci che il bianco e nero aveva lasciato il mondo televisivo da 4 anni, se non sbaglio, 77, quindi c'erano 4 anni, la gente usava il chroma key facendo degli effetti veramente esagerati. Noi eravamo molto sobri, molto giapponesi in un certo senso, no? Cioè molto rigorosi, il bianco, poi alla fine diventò proprio bianco totale, con una leggera americana, con un pochino di pastello, e quindi questo è il mondo. Tu eri fra quelli che la notte se lo guardavano, che poi... Non solo, ma io tre dei giorni più indimenticabili della mia vita li ho vissuti quando c'è stato il Fantasy, sì, Festival, perché eccolo in quel qua. Periodo io ero... Abbiamo anche quello, Abbiamo tutto. Io lavoravo per Radio Rai e facevo un programma insieme a Serena Dandini di pomeriggio, e a un certo punto Carlo volevo vedere io le immagini, ci chiedono di venire a Milano per fare, diciamo, la voce radiofonica del Mr. Fantasy Festival, il che voleva dire che dalla Rai di Corso Sempione noi di pomeriggio, per tutti e tre i giorni, raccontavamo quello che sarebbe successo, perché era in diretta. Sai che non lo sapevo neanche. Sì, sì, è come Mr. No. Fantasy era, sì, in diretta, quei tre giorni lì. Erano in diretta dal Rolling Stone. Quindi noi alle 2 del pomeriggio andavamo in onda con questo speciale radiofonico su Radio Rai, in cui avevamo gli ospiti che sarebbero stati la sera in televisione. Per cui sono venuti da noi Keith Haring, è venuto anche Keith. Roger Corman, il regista, poi c'erano gli Yellow, c'era il Casale dei Yellow, sì. David Byrne, eccetera, e la sera facevamo... È venuto David Byrne in radio da voi? Come no, in Corso Sempione Radio Rai, e erano proprio altri tempi. E ti dirò di più, il fatto che sia venuto Keith Haring da me ha fatto sì che io, 6 mesi dopo, avendogli chiesto il numero di telefono eccetera, sono andato a trovarlo a New York, e lui ha fatto un graffitino per me che ancora ovviamente tengo. Lo so, ogni tanto lo mostri. Io mi sono dovuto accontentare di comprare la maglietta. E tutti noi ci chiediamo che cavolo di fine ha fatto quel 3x3 quel o 4x4 che sia, che vedete là dietro, perché chiunque se lo sia acchiappato quello alla fine del festival. Ma poi c'è stata chiudiamo forse con questo aneddoto, perché l'ultima sera era la sera in cui eravamo al Rolling Stone di Milano, pieno di milanesi, pieno di giornalisti milanesi. Sai che io ho rivisto, ma sai che c'erano anche i politici? C'era pure i politici. In prima fila tutto il socialismo milanese. Ah, beh, può essere. No, ma era veramente un parterre. Io non ci facevo, ero così agitato che non ci ho neanche fatto caso, ma rivedendo le riprese. E insieme a noi c'erano anche una serie di colleghi, amici e giornalisti romani. Mi ricordo Paolo Zaccagnini, mi ricordo Roberto D'Agostino. Prima dell'ultima puntata di Mr. Fantasy andò in onda in diretta la finale di Champions League, Roma-Liverpool, dallo stadio di Roma, che la Roma perde in maniera drammatica. Io quindi avevo il programma tuo è andato in onda più tardi, in seconda serata, per aspettare che finisse la partita. Io mi ricordo un Paolo Zaccagnini che piangeva e poi tutta una serie di milanesi che invece sotto sotto...
godevano, perché era so. E quella sera lì ci siamo una di quelle sere, mi ricordo un'altra di quelle cose. Ci trovavamo, voi il vostro quartiere generale era la locanda Solferino, ovviamente. In una camera della locanda Solferino, non so di chi fosse, forse tua, c'erano praticamente tutti questi qua. Cioè io mi sono trovato alle 3 di notte, c'era Serena Dandini che cercava di spiegare a David Byrne che il tango era meglio del country. Questo mi ricordo che questo era l'argomento. E io dicevo, ma lascia stare, cazzo, a David Byrne questo, cioè, sapevo che Serena fosse un'appassionata di tango. E vabbè, in quel momento evidentemente lo era. Io a un certo punto che cercavo di entrare in bagno, e anche Gerard Casale dei Divo aspettava il suo turno per entrare in bagno. E a un certo punto io lo guardo e ho detto, magari adesso esce uno dei B-52s, cioè, visto che siamo qua così tutti in mezzo a queste celebrità internazionale. E quindi quello è stato un devo grande dire, fu momento. Una grande capacità di Paolo di far convogliare su Milano, che non era facile, anche se i tempi erano più facili di adesso, di far convogliare tutti questi artisti. Poi, a proposito di Mr. Fantasy, ricordo il filmato con Peter Gabriel. Bellissimo. A Sanremo, che è stato veramente una chicca, e la sua partecipazione, cioè poi così bravo, così convinto, con questa maschera tribale africana. Vasco Rossi, che ha scritto peraltro una cosa veramente bellissima, e lo ringrazio davvero, grazie Vasco, che abbiamo ripreso Vita Spericolata, che a Sanremo è andata malissimo, sembrava quasi la fine di una carriera, e invece rilanciandolo attraverso il video, poi Vasco è cominciato a crescere, in quel periodo faceva poche centinaia di persone e i suoi concerti, e questo è il Mr. Fantasy di Vasco. E poi naturalmente il film con Jackson Brown, che è stato come dire, con la scena in cui lui ti telefona dall'aereo, giusto? Cioè, o sì, tu telefoni a lui da sopra l'aereo, una roba sì no, ma insomma siamo, che poi eravate uguali tu, cioè, c'aveva quest'altra cosa, Carlo, era pure c'è, cioè anche adesso vagamente. Vagamente sì, no, adesso lui ha molti più capelli di me ancora, e devo dire che però è un, lui credo che abbia 4 anni più di me, ma devo dire se la passa benissimo. Queste sono le foto, Roma a destra, Venezia invece a sinistra, e poi quella chicca all'alba cantando Late for the Sky a Piazza Santissimi Apostoli, Giovanni e Paolo. Doppiato ahimè da Ferruccio Amendola, quella fu una decisione, una delle poche sbagliate, se non l'unica sbagliata di Paolo, secondo me, che ha voluto comunque doppiarlo, quando secondo me lasciando l'originale sarebbe stato molto più pervasivo. La gente mi chiede sempre, ma perché non riporti Mr. Fantasy? Ma lo sai anche tu che il Mr. Fantasy è meglio lasciarlo là, no? Beh, diciamo che ogni programma, ogni cosa al suo ciclo, cioè a meno che non ti chiami Tutto il Calcio minuto per minuto, che è un programma che può andare avanti sempre, o telegiornale esattamente. Però sì, cioè voglio dire, è come quando a noi a MTV ci dicono, perché non rifate TRL? Va bene così, cioè Mr. Fantasy ha rappresentato quegli anni lì, TRL ha rappresentato un'altra decade tra fine anni 90 e fine anni 0. Per senti, cui, però giusto appunto, perché lui ha un ruolo di responsabilità in VH1 Italia, se non sbaglio, e sei la persona giusta a fare questa domanda. Perché la musica, allora, voi, cioè MTV ha virato proprio verso verso la comedy, l'entertainment, diciamo così, è rimasta poca musica in televisione anche da voi, e anche in qualche maniera in America. Perché la musica ha sofferto così tanto in televisione, quasi da essere marginata? Ad essere molto sintetici, perché è nata la rete, nel senso che il senso, allora, a parte il fatto che mai come adesso c'è così tanta musica in televisione, cioè solo in Italia noi abbiamo un canale completamente musicale su Sky che si chiama MTV Music, un altro sulla Free che si chiama VH1 che è completamente musicale. Una volta MTV era un canale solo, adesso sono due, per cui comunque c'è più musica di adesso di prima in televisione. Poi te la devi andare a cercare, nel senso che c'è stata la proliferazione dei canali, e soprattutto non c'è più l'attesa del video, no? È un po' certo, come dire, certo. Tu accendi la radio per sentire la tua canzone preferita, o vai su Spotify e la senti subito. E quando è nato YouTube e ha cominciato a mettere i video, specialmente adesso che YouTube lavora anche per playlist, nel senso che tu metti una cosa e YouTube ti dice mo senti pure quell'altra, per cui chiaramente perché prima citavo TRL, che voleva dire Total Request Live, richiedi il tuo video e aspetta che vada in onda. Adesso cosa devi richiedere? Lo richiedi a te stesso, clicchi un bottone e vedi tutti i video che vuoi, per cui è cambiata l'epoca, ma è cambiato anche l'approccio alla musica, per cui... Io aggiungerei anche che secondo me non è stata trovata la chiave giusta per raccontare la musica in televisione, secondo me la chiave giusta è raccontare le storie
dietro la musica, fare quello che fa, non so, Federico Buffa, per dire, con lo sport, cioè lo storytelling sulla musica. Adesso sì, adesso è il momento, cioè adesso. Ma io lo facevo a Ghiaccio Bollente qualche anno fa, poi sì, no, ma adesso nel senso di qualche anno fa, adesso è la stessa cosa. Sì, certo. Credo che quella sia la chiave, no?